I concorsi pubblici con il nuovo DPCM firmato da Conte nelle scorse ore sono tutti sospesi, tranne quelli per il personale sanitario e di protezione civile. Ad Arezzo la prova scritta per 84 posti nel settore amministrativo della sanità toscana. In presenza e con il rispetto del distanziamento, 300 candidati si sono presentati all'Arezzo Fiere e Congressi ad ingressi scaglionati ogni quarto d'ora per evitare assembramento durante le operazioni di registrazione. Arrivano da tutta Italia, molti in auto per evitare i mezzi pubblici. Quindi la paura c'è sempre, però insomma mascherina e tutte le precauzioni, insomma siamo l'ultimo concorso prima del blocco. Meno male ce l'hanno fatto fare, insomma, giustamente ci sono altre priorità in questo momento, giusto che sospendano tutto, insomma, e pensino a altre cose, altre modalità. Ascoli Piceno. Hai fatto il viaggio con i mezzi pubblici o con auto personale? Perché è scomodo arrivare qua con i mezzi pubblici. Da Foggia, ma lavoro in provincia di Bergamo a scuola. Il problema è il viaggio, perché ho dovuto affrontare dei viaggi, abbiamo affrontato dei rischi, però credo che sia andato tutto bene. Sono affollati i mezzi pubblici che hai? No, sono venuto in macchina proprio per evitare i mezzi pubblici. Un po' il pensiero inevitabilmente va lì, c'è. Però credo anche in un momento come questo di grave precarietà, un'occasione da non sprecare, ecco. Lo facciamo un po' al limite perché appunto hanno sospeso i concorsi da domani, quindi questo è stato al limite, all'ultimo tuffo. Grazie, arrivederci.